Esatto, ho compiuto 20 anni. Il soggetto che sta facendo volare il drone dall'aula della sua università sono io, esattamente il giorno del mio 20° compleanno. Adesso che ci penso non sono cambiato poi così tanto, sono sempre stato un po' scemo. Non mi è mai importato così tanto di festeggiare i miei compleanni, quindi non è che io abbia mai fatto chissà che cosa. Però non so per quale motivo, ma da un paio d'anni a questa parte mi è venuta voglia di festeggiare. A parte gli scherzi, sto andando a raccogliere l'oliva, come ogni anno, nel campo di mio nonno. Ma comunque voglio raccontarvi qualcosa a cui forse non crederete. È qualcosa che magari vi farà anche divertire, non so, state a vedere. Mi sono reso conto che ci sono alcune cose che non ho mai fatto in 20 anni di vita. Ovvio, non sto parlando di chissà che cosa, io ho una bucket list, ho una bella lista di tutte le cose che voglio fare prima di morire. In questo caso però mi sono reso conto di non aver fatto una cosa assolutamente banale. Una cosa che penso praticamente tutti abbiano già fatto prima di 20 anni. Non ho mai bevuto un caffè in tutta la mia vita. Cioè, sto andando a prendere il mio primo caffè di sempre. 1 euro di caffè, 1,50 euro di parcheggio. Questo non è marketing. Non so dove vestire, si mischia. Si deve mischiare. Il mio primo caffè in 20 anni di vita. Dai. Devo berlo? Muoviti. Ma spionta. Un vaccino, assaggia le basi. Non ti piace? Come fa l'accetto qui? Mettici lo zucchero. Guardati. Ah. No, i primi vanno con lo zucchero. Primi adesso provo un coso di zucchero qui. Adesso io ce ne butto un po'. Bravo. Grazie, grazie. Ma questo era un poi. Sono le 5:30, però. Peggio di prima. Primo e ultimo caffè. Sì, lo so. In fondo rimarrò sempre un bambino. Se penso che ho compiuto 20 anni, mi fa un pochino strano. Lo ammetto. E ovviamente la storia del caffè in fin dei conti è un po' una cagata. Però comunque mi fa riflettere. Fa pensare a tutte quelle cose che abbiamo portate di mano e che non facciamo. Tutte quelle esperienze che manchiamo di provare. Non so, per pigrizia, per paura. Siamo d'accordo che non si può vivere senza rimpianti, però almeno bisogna provarci. Ragazzi, mi raccomando, siate curiosi, non tiratevi indietro dalle cose. Persino esperienze banali come bere un caffè. Ah, e se devo dirla tutta, non ho neanche mai assaggiato un bombolone.
Vado a prendere il mio primo bombolone. Come lo prendo? Regia? Crema. Crema. È classico. Crema? Crema. Vado a prendere la Nutella. Qui abbiamo le flan. Sì. Ok, torniamo sul vlog. Grazie. Torniamo sul vlog. E poi, alla fine dei conti, non è tanto il cosa fai, ma è il momento in cui lo fai e le persone che hai accanto. In questo modo, anche una sciocchezza come bere un caffè o mangiare il tuo primo bombolone diventa un ricordo indelebile. Reaction to this. È buono. Dai, buono. Ma la crema è più fresca poi. È buono. È impegnativo, eh. Ecco, la Nutella sì, devi prendere la crema. L'hai fritto? È fritto? Penso di sì. Devi prenderlo alla crema. Alla crema? Crema, vero? Lo devono scrivere nei commenti. Nutella o crema? No, basta così. Io lo so che volete vedere le clip della festa del compleanno, ma mi chiudono il canale. Però, visto che siete stati bravi, siete arrivati fino a questo punto, qualcosa posso farvi vedere. Ciao. Porco. Ora ringraziamo Red Bull per lo sponsor. Vedete la pelata cosa fa? Vedete la pelata cosa fa, insomma? Iscriviti al canale. Iscriviti nel canale. Ah, di più? No, c'ho gli occhi storti. No, iscriviti nel canale. Nel canale. Nel canale. Perché ce l'hai presa?